We saw great races and was really happy that there was without big accidents. This is always very important for us. We saw a great show. This is what we need for our sport. Young, fresh faces on the Finnish podium now, and just can congratulate all the team which is behind this race, to the local organization committee and to the city who hosts us here now for the third year in a row, and it's pretty very successful today. Una seconda giornata di gare davvero emozionante, con moltissimo pubblico che ha goduto di uno spettacolo unico. Abbiamo cominciato subito stamattina pronti via con le giovani, le junior, la finale e poi la finale junior maschile, che ci ha regalato l'ennesima vittoria di Johan De Nigro, uno strepitoso atleta azzurro, alla terza vittoria consecutiva alla Coppa Europa di Caorle. E poi è stata la volta degli elite. Le donne prima hanno avuto una battaglia fortissima anche in acqua, con una corrente che le ha portate in mezzo alla baia da destra a sinistra e poi fino al traguardo, e poi adesso la gara maschile con gli azzurri a combattere fino all'ultimo metro per il podio, con un Crociani arrivato quarto a un passo dalla medaglia di bronzo. Una crescita esponenziale del gruppo azzurro, una bellissima giornata di sport. Due splendide giornate di triathlon, benedette dal sole, anche con una bella vittoria di Johan De Nigro, e gare tecnicamente validissime. Direi stupendo, perché tutto è filato liscio, tanto pubblico, belle gare, volontari contenti e felici col sorriso sulle labbra. Innanzitutto una bellissima giornata, il tempo ci ha aiutato perché effettivamente le previsioni non erano delle migliori. E insomma, tre giornate in cui si alterneranno più di 1000 atleti, ecco, credo che sia veramente un'eccellenza dello sport, e insomma questo può essere un abbinato importante anche per una città, perché anche Caorle è un'eccellenza dal punto di vista turistico, ecco. Un buon sodalizio che riconferma ancora una volta che Caorle è la città dello sport. Grande giornata di triathlon qui a Porta Santa Margherita, che è l'ennesima dimostrazione di Caorle città dello sport. Come fondazione è un orgoglio ripresentare ancora queste gare importanti. Abbiamo avuto il duathlon, l'abbiamo ripetuto col triathlon, è una soddisfazione da parte nostra ospitare tutti questi atleti, nella speranza di continuare questo bellissimo rapporto con la federazione. L'obiettivo di portare qui a Caorle sempre più giovani, sempre più elementi sportivi, dare spazio a tutti questi sport che portano i nostri giovani in maniera salutare a sfruttare il nostro paese, e il connubio tra sport e turismo deve essere l'elemento fondamentale per la fondazione e per tutta l'amministrazione del comune di Caorle.